risposte con gli strumenti di transparency. In mattinata abbiamo visto questa carrellata della terminologia della corruzione e poi abbiamo parlato degli strumenti atti a fare un contrasto effettivo. Un cenno sugli strumenti di transparency, perché giustamente noi li stiamo proponendo degli enti pubblici e anche nelle aziende private, è bene fare un cenno a quale origini abbiano. Non ce li siamo inventati noi, anche se abbiamo fatto da buoni italiani delle personalizzazioni, magari per adottarle alla nostra realtà o nel caso del private sector alle piccole e medie aziende, però hanno una loro storia. Allora, vengono creati dal segretariato di Berlino, abbiamo detto prima, c'è l'headquarter del network che consta oltre 100 nazioni che aderiscono al network. A Berlino c'è anche la sede dei workshop dove si inventano gli strumenti, dove si fanno corsi di aggiornamento, una realtà molto ampia, sono circa 200 dipendenti, c'è un palazzo non tipo quello dell'ONU, però è una realtà molto importante. E lì vengono creati questi strumenti. Successivamente poi ogni capitolo, alcuni li porta così come sono, altri cerca di adattarli alla realtà che esiste nel proprio paese. Quindi noi abbiamo degli strumenti che sono comuni per il private sector e gli enti locali o amministrativi, o alcuni che sono specifici per un ambito o per l'altro. Ecco, quali caratteristiche hanno? Si parlava sempre del bilanciamento tra le sanzioni e invece una cospicua dimensione preventiva. Gli strumenti si inseriscono proprio in questa. Prima della sanzione si tratta di tradurre in atto dei comportamenti, di adottare degli strumenti che permettono di non arrivare alle trasgressioni, quindi di creare questo humus ricettivo sull'integrità. Ecco, questa è un po' una panoramica, non li vediamo tutti, ma oggi ci concentreremo sul whistleblowing, che lo vedremo poi nel pomeriggio, che è anche la parte, se vogliamo, un pochino più divertente, quindi la lasciamo nel pomeriggio. Il whistleblowing sono le segnalazioni, che però hanno tutto un sapore, tutta una loro storia che è anche piacevole da seguire. Tra l'altro noi sul sito di Transparency ci ha aperto un whistleblowing che si chiama ALA, allerta anticorruzione, che è a disposizione di tutti i cittadini che vogliono segnalare qualcosa, cioè l'ingresso libero, eccetera, eccetera, il reddito anonimato. Ma lo vediamo poi nel pomeriggio. Mentre adesso noi, in questa parte finale della mattinata, ci concentriamo sui dati di integrità. Poi abbiamo altri strumenti che vedete qui un po' velocemente, non abbiamo tempo per prenderli in considerazione. Mi soffermo un pochino su questo, il valore dei valori, che sono dei workshop che facciamo nelle aziende o negli enti per generare, non so se avete fatto qualcosa del genere, quel comune di Pescara, una sorta di carta dei valori, cioè i valori che diventano il patrimonio o di un'azienda o di un ente, che in qualche modo disciplinano e orientano dei comportamenti. Sono dei workshop in 2 giorni, questi valori vengono enucleati dal dipendente, dalla classe dirigente, affinché si possano riconoscere in questi lavori e dettare dei comportamenti. Questi sono alcuni degli strumenti, come vi dicevo prima. Solo un accenno, dato che ho parlato stamattina del caso Ferrovie Nord. Allora, c'è questo altro strumento che si chiama RESIST, che è oggetto di workshop. Cosa sono i workshop? Non è una formazione solo diretta come quella che stiamo facendo ora, ma vengono stabiliti dei gruppi di lavoro, quindi si lavora su dei temi. In questo caso RESIST contiene 22 scenari reali o verosimili su casi di corruzione, ma soprattutto rispetto a dei casi tipo, porta delle indicazioni su come prevenire questi rischi e come reagire in risposta ad essi. Quindi sono dei casi reali, dei gruppi in maniera anonima hanno una scheda, pensano ad una situazione a rischio e poi pensano come prevenire quel rischio e come reagire in risposta ad esso. Questa è stata una cosa molto interessante, perché poi ha generato, vedete, ci sono degli scenari molto reali su carri d'appalto, su altre cose, sia sulla fase di preparazione che di implementazione. E ci sono dei consigli. Poi c'è la parte di workshop, questo è lo scenario, dove si indica poi una breve descrizione, sono di fantasia, sono gruppi anonimi, quindi si mette solo il numero
governo del gruppo, come può l'azienda evitare che questo avvenga e cosa può fare l'azienda una volta che il fatto è avvenuto. Questi generano poi una mole di schede e di dati che diventano molto interessanti, perché poi viene redatto un fascicoletto e spesso tutto questo materiale è utile perché si occupa della legge 190 o del modello 231 di risk analysis. Anziché fare la solita intervista ai 10 dirigenti, vengono presi in considerazione tutti questi scenari che sono stati generati da questi workshop, e alla fine poi ci sono le raccomandazioni di Transparency in base a ciò che emerge. Abbiamo fatto con successo questo lavoro in Ferrovie Nord, che è un caso poi che è arrivato agli onori della cronaca per altri motivi. Qui abbiamo formato 300 dipendenti, sono stati generati 62 scenari di rischio e identificati 155 scenari di prevenzione e 166 di reazione. Quindi questa è un tipo di formazione un po' diversa, che viene molto apprezzata. Adesso arriviamo però al nostro caso reale, quindi quello dei patti di integrità, però prendo l'altro documento perché è più specifico su questa nuova parte dei patti. Ecco qui, allora, patti di integrità. Come vi ho detto, si tratta di patti di integrità che abbiamo prima chiamato in maniera un po' scherzosa 2.0, nel senso che sono l'evoluzione della specie, però io andrei a vedere, dato che l'avete appena fatto, qual è lo stato dell'arte in Italia. Allora, quindi adesso parleremo prima dei patti di integrità come li conoscete o come vengono conosciuti in Italia, poi facciamo questo salto nel futuro e vediamo cosa volle in pentola, su cosa sta premendo la Commissione europea e cosa sta diventando già storia, perché a settembre si parte con una regione italiana. Allora, lo stato dell'arte dei patti di integrità spesso vengono associati al caso molto famoso del Comune di Milano. Il Comune di Milano adotta con successo i patti di integrità dal lontano 2002 per assicurare competizione legale e pari opportunità ai partecipanti alla gara. Allora, cosa ha fatto il Comune di Milano? Colma un vuoto legislativo, quindi questa è un po' un'idea base come modello per disciplinare dei comportamenti non corretti che non erano ancora inseriti nel codice delle gare appalti. Ovvero, loro nella fattispecie hanno preso di mira e hanno intercettato il collegamento sostanziale tra le ditte, ovvero delle ditte se partecipano con un collegamento sostanziale, hanno capo sempre la stessa ditta ma con nomi diversi, con dei prestanome, cioè riescono in qualche modo, fanno ciò che si dice in gergo un cartello, a falsare un po' le regole del gioco. Allora, il Comune di Milano, visto che nella gara appalti viene inserito nel 2009, dopo il collegamento sostanziale dall'esperienza del Comune di Milano, e nel codice appalti sono stati inseriti gli articoli 34 e 38, non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo, eccetera, eccetera, all'articolo del codice civile. Questa cosa non esisteva al Comune di Milano, i responsabili della gara appalti si sono accorti di questa cosa e l'hanno inserita, hanno contattato Transparency e hanno configurato un patto di integrità che andava mirato su questa specificità. Hanno fatto eroicamente a costo zero con la past president, la dottoressa Brassioni, io cito sempre con molto piacere, e due funzionari del Comune si sono inventati questa cosa. Allora, alcuni dati che sono clamorosi. Allora, hanno escluso in 12 anni di attività tutte queste aziende, oltre 400, cioè totale esclusione 166 aziende che più di una volta hanno commesso questo reato. Allora, nel patto di integrità c'è anche la clausola, poi vedremo questa clausola di escussione, ovvero lasciano il deposito cauzionale coloro che, perché vengono estromessi dalla gara, che violano questa regola del collegamento sostanziale, quindi hanno recuperato tutti, è una cifra impressionante,
oltre 2 milioni di euro in 12 anni e hanno interessato 131 milioni di euro il valore globale dei patti di integrità, cioè sono stati adottati ad ogni gara d'appalto, con un unico focus che è il collegamento sostanziale tra le imprese, quindi turbativa di gara, proseguita di cartelli. Allora, gli elementi salienti del patto di integrità, credo che anche quello che abbiate adottato voi, che avete adottato voi, prende in considerazione queste cose. Allora, è uno strumento molto semplice, ci sta tutto in una cartella massimo 2, e in pratica vengono dette 2 cose molto semplici. Allora, l'obbligo da parte del comune e dei partecipanti alla gara di attenersi ai comportamenti di non turbativa della gara, di correttezza, di professionalità, di non commuovere nessuno, né fare pressioni, eccetera. Allora lo siglano entrambi, quindi è lo stesso foglio, e il comune fa sì che tutti i dipendenti condividano questo spirito del patto, quindi coloro, i funzionari che sono preposti alle gare appalti, e quindi firmano questo foglio sia i funzionari del comune che i rappresentanti dell'azienda. L'azienda deve dichiarare di non trovarsi un collegamento sostanziale con altri partecipanti, dichiara che non sarà essa stessa elemento di turbativa della gara, non farà pressione sui funzionari, eccetera, e che segnalerà essa stessa dei tentativi di turbativa o distorsione della gara dei quali dovesse venire a conoscenza. Poi ci sono altri 2 obblighi, però sono proprio questi 5-6 punti. Allora, il comune si impegna a rendere pubblici tutti i dati che riguardano la gara, questa è l'anteprima del decreto, ante del decreto 33, e l'azienda invece si impegna a rendere noti tutti i pagamenti eseguiti e accetta, nel caso del mancato rispetto degli impegni, le sanzioni previste. E questo, vedete, sono 2 pagine, qui era ancora l'ex sindaco c'era forse la Moratti quando era stato fatto, vedete, è un foglio molto semplice, lo firmano entrambi, in pratica si dice che saranno entrambi propri, onesti, corretti, eccetera, delle cose che se noi chiediamo a bruciapelo tutti dicono beh certo che ci comportiamo così, però tra il pensare o dichiarare a voce una cosa o metterlo per iscritto, in questo caso anche nell'azienda è l'amministratore delegato, che è sicuro che fa tutta la differenza del mondo. Quindi questo è già un deterrente psicologico. E poi c'è proprio il fatto dell'escussione che lasciano i denari della cauzione, che è il 2%, mi sembra, per partecipare alla gara. Chi viene colto in flagrante? Quindi questo è il caso del Comune di Milano, che ha 2 caratteristiche, si concentra su un focus solo, il collegamento sostanziale, e entrambi promettono di comportarsi bene, diciamo così. Questo viene definito patto di integrità orizzontale perché la cosa interessante è che è un documento obbligatorio per partecipare alle gare, cioè oltre alla documentazione tecnica va fornito questo foglio di carta, queste 2 paginette firmate dove una ditta si impegna a fare questa cosa. Dopo, sulla scia del caso clamoroso di Milano, ci sono state altre adozioni in Italia, le prime sono negli anni 2003-2004, hanno interessato la città di Torino, ospedale di Monza, poi molti comuni, provincia di Milano, Torino, Udine, eccetera, eccetera. Recenti adozioni la regione Lombardia, Politecnico di Milano, comune di Agrigento, marzo 2015. Queste slide sono vecchie di un paio di mesi. Inserirò anche il comune di Pescara, visto che mi hanno detto che siete partiti anche voi da poco, quindi ci fa molto piacere potervi citare tra i virtuosi. Ecco, hanno dato lustro a questi patti di integrità alcuni fenomeni importanti, quali la promulgazione della legge 190, che li cita esplicitamente, quindi la legge che conoscete, detta anticorruzione del 6 novembre 2012, cita articolo 1, comma 17, le stazioni appaltanti possono prevedere l'esclusione da una gara per coloro che non rispettano negli avvisi, nei bandi, eccetera, o vengono esplicitamente richiesti i patti di integrità. Quindi come vedete una cosa molto semplice che però è stata di grande interesse. Qui sto sforando sull'altro capitolo. Invece adesso introduco un po', poi andiamo a vedere tutti i dettagli,
il progetto della Comunità Europea. Allora, è nato questo progetto a febbraio 2015, quindi è molto recente. In pratica cosa succede? La Commissione Europea DigiRegio, che è la commissione che si occupa delle politiche di coesione e delle regioni dell'Europa per unire della coesione lo sviluppo organico e simile in tutte le regioni d'Europa, ha identificato nei patti di integrità, quindi uno strumento terzo di Transparency International, si è rivolto al segretariato per tutelare i propri fondi. Cosa succede? Che ci sono i fondi di coesione, ovvero di sviluppo delle aree bisognose, eccetera, soprattutto i paesi che sono entrati nella comunità europea più di recente, gli ex paesi dell'est, ma ci sono anche per esempio l'Italia o altri paesi, perché alcune regioni vengono considerate meritevoli di attenzione. Quindi la Commissione europea dice: bene, adottiamo uno strumento per salvaguardare i nostri stessi fondi, perché spesso arrivano a coloro che poi ne fanno un uso distorto, proprio a livello di frode, oppure li usano per qualcos'altro. Quindi viene preso in considerazione questo strumento. Allora DigiRegio, appunto, è il dicastero della Commissione europea che si occupa dello sviluppo delle 271 aree geografiche che sono suddivise in tutti i paesi. Quindi parte il tema di frode e anticorruzione, sono una delle priorità dell'agenda Europa 2020, il famoso Horizon 2020, quindi investono dei quadrini la comunità europea per sviluppare dei casi importanti di patti di integrità con delle modifiche. Sono i patti di integrità che abbiamo definito 2.0, ora vedremo perché sono un po' più complessi. E vediamo come funziona. Quindi partecipano 13 paesi membri dell'Unione Europea con i rispettivi capitoli di Transparency. Allora vado prima qui che si capisce meglio. Quindi Commissione Europea convoca Transparency International e Transparency International Ufficio Europeo per le collaborazioni con la Comunità Europea. Transparency convoca 13 capitoli, Italia, Lituania, Romania, eccetera, eccetera, chiede loro di fare advocacy all'interno del proprio paese. Noi abbiamo scelto di coinvolgere le regioni italiane per prospettare questi patti di integrità. Sono una cosa importante perché nella fase 1 vuole conoscere i costi e le possibili applicazioni e le managing authority interessate, che di solito sono le regioni, ma può essere anche un comune. Noi abbiamo scelto le regioni perché le ritenevamo più adatte, e poi in un tempo di 6 mesi 20 regioni puoi contattarli, i comuni era un po' più complesso. Ci sono questi fondi interessanti, quasi 3 milioni di euro, partenza da gennaio 2016, anche se in realtà poi si parte a settembre, e l'intenzione è quella di approvare per ognuna delle 13 nazioni, quindi anche l'Italia, 1/2 progetti da finanziare con casi di patti di integrità pilota, casi pilota, ma che emblematici nella loro dimensione più ampia. Quindi noi in questi mesi abbiamo coinvolto le regioni, non so gli altri cosa abbiamo fatto, tra un po' lo sapremo, poi ci troveremo tutti assieme, non so in Grecia e in Polonia che abbiano coinvolto, non so nemmeno se hanno delle regioni in senso stretto come le nostre. Quindi il 25 giugno scadono i bandi di concorso e anche in Italia porteremo questi progetti. Ce ne sono due molto interessanti, ve le dico perché tanto è di pubblico dominio. Ci saranno due progetti importanti, per esempio della regione Sardegna. Mi rammaricavo prima parlando con Patrizia che tra queste regioni non abbiamo avuto invece l'Abruzzo. Cioè, abbiamo fatto una convocazione a tutti, ci siamo trovati a Roma, a Palazzo Chigi, tra l'altro una bella sede, eccetera, eccetera, per spiegare meglio questi patti di integrità. C'erano presenti 12 regioni, non tutte 20, o perché non erano interessati, o che non lo so. Comunque adesso c'è questo feedback dei progetti e ne verranno poi assegnati all'Italia 1 o 2, e saranno dei progetti molto importanti che faranno scuola, quindi immagino che anche dei media verrà dato un certo risalto. Ecco, questa è stata un po' la nostra scaletta. Intorno al 30 aprile abbiamo invitato tutti, poi c'era Bruxelles, questa
questa conferenza il 15 maggio a Roma, entro il 30 maggio le pre-proposte e poi, quindi non è il 3 giugno, è stato posticipato il 25 giugno, la fase finale delle proposte delle regioni. Dopodiché partiranno realmente due regioni. Allora, quindi c'è un finanziamento che copre l'intera implementazione dei patti di integrità. In questo caso stiamo parlando di un progetto pilota importante, potrà essere la costruzione di un acquedotto, di una cosa importante, o anche semplicemente dei servizi informatici, servizi di altra natura, per un periodo di 3 anni, quindi gennaio 2016. Non solo settori tradizionali con la costruzione, ma anche innovativi, potrebbero essere appunto servizi informatici o altro. Ok, il bando di Giorgio per dichiarazione di interesse. Ecco, ora questo è un po' cosa partiamo. E ora entriamo a vedere un po' nel dettaglio cosa siano questi patti di integrità 2.0. Allora, quindi riprendiamo dall'inizio, abbiamo fatto questo salto in avanti capire da dove arrivano. Allora, cosa sono questi nuovi patti di integrità che ci propone la comunità europea? E poi questo progetto di Giorgio l'abbiamo visto all'inizio perché abbiamo un po' stravolto questa scaletta, era la cosa più utile tanto per capire il contesto. Quindi abbiamo visto i patti di integrità presenti adesso in Italia, che noi definiamo orizzontali, nel senso un comune che li adotta dice: bene, per tutte le gare d'appalto caro competitore, devi anche compilare i patti di integrità, altrimenti non partecipi. Ed è solo una dichiarazione di non commettere degli atti contrari alla leale concorrenza. Quindi questi sono semplici, è solo questi impegni. Mentre questi sono molto più complessi e vediamo un po' quali sono le fasi. Non per niente abbiamo questi finanziamenti dalla comunità europea. Però il fine a cui tendere è far sì che prendano piede questo concetto nuovo dei patti di integrità, trovando poi dei finanziamenti di natura diversa rispetto alla prima parte dei progetti pilota. Allora, cosa sono i patti di integrità? Sono uno strumento per prevenire la corruzione degli appalti pubblici, lo diciamo in maniera molto esplicita. Allora, sono essenzialmente un accordo, un patto etico e sociale tra l'azienda governativa, ovvero chi offre il contratto, il committente e le società che concorrono, quindi i concorrenti. Allora, l'elemento nuovo è la presenza di una figura terza, ovvero di un sistema di monitoraggio che fino adesso non era stata presente. Si tratta quindi di un documento e di un processo, cioè alla fine c'è un documento semplice, ma in realtà è un processo, inteso come processo un insieme di azioni. Allora, queste sono le caratteristiche generali, quindi di fatto contrastano i possibili accordi illeciti tra le parti, consentono di risparmiare il denaro dei contribuenti. In letteratura abbiamo tanti casi nel mondo dove alla fine, grazie all'adozione dei patti di integrità rispetto al budget iniziale, alla fine si ottengono anche dei risparmi concreti e garantiscono anche un timing, quindi un'efficienza migliore o maggiore della consegna dei lavori stessi. È chiaro che quando c'è di mezzo l'autorità, quindi l'ente governativo, le aziende e c'è anche un garante, quindi una terza parte, generano una maggior credibilità nel progetto, soprattutto se è un progetto grosso, e anche una certa fiducia nel processo decisionale da parte delle partecipanti stesse, perché in alcuni casi dicono: beh, ma tanto dicono sempre quelle, si sa che ci sono tutti dei giri, eccetera. No, qui, grazie ai patti di integrità, vengono disciplinate tante cose. Promuovono un clima di sostegno pubblico per la corretta realizzazione delle opere, soprattutto se un'opera è importante, perché come vedremo tra i compiti del monitor c'è il fatto di relazionarsi con la società civile, quindi ogni 2 mesi fare un report delle attività, come stanno andando, chi ha partecipato, chi ha vinto, quali erano gli elementi di merito. Quindi si apre veramente una finestra verso la società civile. Vi ricordate che era un po' ciò che si auspicava nel mattino, quando dicevamo per contrastare efficacemente la corruzione, al di là di qualche comune, qualche regione, qualche singola azienda eroica, si
si attua un cambiamento reale quando tutte queste tre parti entrano in relazione. Quindi c'è la parte sia privata che pubblica, e poi c'è anche la società civile, quindi i singoli cittadini che hanno modo di rendersi conto di come vanno le cose. Allora, accordo base. L'accordo base è questo, ovvero una dichiarazione molto netta che nessuno paghi, offra, richieda o accetti denaro o altre utilità, né prima per l'aggiudicazione del contratto né dopo durante la realizzazione. In letteratura, dall'analisi rischi, emerge che delle volte viene fatto tranquillamente un contratto alla luce del sole, tutto liscio, però dopo intervengono delle modifiche, delle aggiunte, delle variazioni che poi stravolgono anche economicamente il contratto che era stato intrapreso all'inizio. Quindi si cerca di intercettare, infatti si parte dall'analisi rischi all'inizio, di intercettare tutti i modi per cui i soldi pubblici e denaro pubblico possa essere fuorviato in qualche modo. Totale astensione da corruzione, estorsione e collusione, si intende per collusione accordo fraudolento tra competitori a danni dell'agenzia appaltante, in questo caso ai danni del comune o della regione. C'è il caso che si mettano d'accordo le aziende per arrivare, si mettono d'accordo con loro che partecipano, i potenziali vincitori, di alzare a un top l'offerta, così si dice, tipo il 20%, così si dice, beh, che dico io o tu, si vince una volta per una, intanto abbiamo alzato un 20%, ci intaschiamo di più. Il patto di integrità viene firmato sia dall'azienda partecipante alla gara che dal funzionario dell'ente pubblico e governativo, quindi c'è questo rapporto di reciprocità. A quali contratti si applicano? Contratti di costruzione, di forniture, quindi anche di servizi, delle opere di ingegneria o di architettura, possono essere anche, può essere il caso, quando c'è da fare un lavoro importante, sottoporlo ai riflettori di un patto di integrità, in modo che anche la cittadinanza non dica chissà per quella costruzione, chissà cosa succede, quanti soldi se ne vanno e come vengono spesi. È il caso ideale sottoporre un grosso progetto. Però possono essere applicati anche dei servizi pubblici, abbiamo detto delle comunicazioni, approvvigionamento idrico, raccolta rifiuti, ognuno può pensare. O addirittura ci sono in letteratura dei casi di licenze concessioni di estrazioni minerarie o esplorazione del sottosuolo, magari. Queste sono cose un po' più lontane nella nostra realtà, però esistono in letteratura. Il punto di forza dei patti è che sono flessibili e adattabili a lavori molto diversi per natura e per dimensione, perché alla fine sono un patto con due contraenti e un monito che vigila sull'attuazione, quindi anche le clausole, ci cioè sono alcune basi, ma poi possono essere adattate al caso specifico. Ecco, questa è una cosa molto interessante, questo è l'elemento clou. Mentre finora i patti di integrità conosciuti finora di fatto si occupano solo di queste due fasi, quindi progettazione e preselezione, ovvero la partecipazione al bando della gara e da qui l'analisi se ci sono collegamenti sostanziali, eccetera. Adesso invece fanno parte di tutto l'iter, quindi copre tutte le attività salienti di un contratto, addirittura l'individuazione. Allora, quando nasce l'individuazione e la necessità di fare un certo lavoro che abbia dimensioni 100 piuttosto che 1000 è presente già il monitor, quindi nelle versioni degli inizi dei fabbisogni è presente il monitor. Il monitor in realtà è un ente, una squadra che magari manda il tecnico che si occupa di gara d'appalto o di costruzione quando c'è questo primo incontro, quando c'è un'altra parte invece manda l'ingegnere delle costruzioni, cioè noi per monitor dobbiamo identificare un soggetto terzo. Poi dietro può esserci una piccola squadra di due o tre professionisti, un coordinatore, insomma dipende un po', però la novità è questa, nella progettazione stessa del contratto, che non possa essere troppo su misura, che non strizzi l'occhio ad un partecipante, sia con misure tecniche o per altre caratteristiche, anche lì nella stesura del contratto è presente già un monitor che vigila sul fatto che non vengano fatte delle scommettenze. Quindi non è più solo ricevo le partecipazioni alla gara e analizzo che non ci sia qualcosa che non va, ma addirittura nella configurazione stessa del bando o nell'analisi dei fabbisogni
già c'è una persona della squadra che partecipa agli incontri, può essere deterrente psicologico, può essere comunque, ecco, quando dico deterrente psicologico, poi si fanno degli incontri, dato che c'è una vasta letteratura, non viene visto il monitor come il cattivone che vigila, che è sospetto, eccetera, ma è una cosa che porta vantaggi a tutti, quindi chi riesce a realizzare un lavoro importante con la presenza del monitor, potendo rendicontare, il monitor è una finestra verso la società civile, quindi chi si comporta bene, fa le cose regolarmente, ha tutto l'interesse di dimostrare, nel dimostrare che è trasparente, che è corretto, che non lascia nulla al caso, eccetera. Quindi si crea poi una partecipazione, perché si fa parte di una squadra, viene visto come il censore, ma come la persona che permette a chi lavora bene di mostrarlo al resto del mondo e avere il sostegno anche pubblico o i meriti che ne possono derivare quando si lavora bene. Poi c'è la parte dell'assegnazione del contratto al vincitore e poi c'è tutta la parte della realizzazione del progetto previsto dal contratto. Quindi poi viene stipulato una sorta di steps solo con il vincitore. Bene, tu adesso devi realizzare questa cosa, quindi ci incontriamo nei 3 mesi per vedere cosa stai facendo, eccetera, eccetera. Quindi abbraccia la nascita del progetto e si conclude con la firma della conclusione delle opere. Quindi capite che l'impegno è molto maggiore e non si concentra solo sul bando. Infatti attori e ruoli cambiano, abbiamo la stazione appaltante, abbiamo i competitori. Tra l'altro le aziende stesse che partecipano a questa gara, sapendo che bene, competiamo tutti alla pari, non ci sono dei favoritismi, il bando stesso viene configurato in maniera corretta e non per favorire qualcuno, eccetera, loro stessi apprezzano molto queste cose. Il Comune di Milano ci hanno raccontato che c'erano delle aziende che ormai non partecipavano più in certe gare, come sono tutti manicati, eccetera, eccetera, invece sono tornate a partecipare più numerose, quindi è comunque una buona cosa, un buon risultato già questo. Poi c'è il monitor, che è colui che vigila e stila i report, perché anche questo è un compito. Tipicamente noi stiamo partecipando, parteciperemo come monitor, noi come Transparency International, anche se poi ci avvaliamo di altri esperti, e non riusciamo a fare tutto noi, e la nostra idea era, se vinceremo questo concorso per fare i monitor, di stilare reports, fare un website a parte sul progetto, dove si pubblica tutto, perché spesso anche i comuni che fanno bene tutte le cose, anche il Comune di Milano, ci sono 100.000 pagine, andare a trovare la trasparenza, la pubblicazione in mezzo ad un sito sterminato non è facilissimo. Quindi la nostra idea è un progetto importante che è coperto dai patenti di integrità, si fa un website a parte. E tra l'altro colgo l'occasione per accennarvi ad un fenomeno in atto molto importante, il fenomeno degli open data. Allora, uno degli strumenti incruenti, diciamo così, indiretti della lotta alla corruzione sono gli open data, ovvero la trasparenza. Delle volte anche chi fa trasparenza ma appiccica sul sito un sacco di documenti che non si trovano tra loro, eccetera, eccetera, potrebbe non fare un buon servizio come invece pretende di fare. Quindi c'è questo nuovo orizzonte che sono gli open data. Cosa sono gli open data? Sono dei dati effettivamente fruibili. Faccio un esempio: se io pubblico un JPEG di un bilancio, JPEG scusate, tipo il formato elettronico, tipo una foto, e appiccico 5 fogli, uno può anche guardarli e hanno un certo valore. Se li metto in un formato internazionale tipo il CQS oppure il Excel, dove uno può scaricarselo e se vuole si mette lui a fare con le formulette di spostamenti tra preventivo, consuntivo, eccetera, capite bene che ha un valore molto più alto. Quindi l'idea è di fare un website tutto trasparente ma già in modalità open data. Questa è una cosa che anticipo. E di fatto la società civile diventa il quarto attore. Società civile si intendono i cittadini, le istituzioni, gli stakeholders, tutti coloro che hanno a cuore che venga realizzata per bene un'opera pubblica senza spreco di denaro, anzi di saper bene come viene fatto. Quindi si apre questa quinta, come si diceva nel teatro di Pirandello, se mi permettete questa analogia, realmente verso il pubblico.
pubblico esterno. Il monitor ha il compito di vigilare che questi due signori facciano bene ciò che hanno detto di fare e che faccia dei report chiari, che li comunichi bene rispetto a tutte le fasi della gara, affinché questa società civile prima di tutto sia soddisfatta di come vengono fatte le cose, ma che conosca bene questi strumenti, quindi poi potrà chiedere più trasparenza, saprà cosa saranno gli open data, eccetera. Quindi vedete che è tutto collegato veramente verso un salto di qualità. E il monitor come viene individuato? Cioè, chi ce l'abbiamo poi? Ce la poi, sì. Allora, queste sono le fasi del processo. Allora, già nella fase preparativa della gara, come dicevo prima, ci si può avvalere del contributo di un monitor, però preferisco prima rispondere poi al problema. Allora, il monitor viene definito in letteratura un organo che è in grado di fare queste cose. Può essere una ONG, quali siamo noi di Transparency, in alcuni progetti tipo in Germania o in Bulgaria, era Transparency International, Germania, Transparency International, Bulgaria, che hanno fatto questa cosa. Ma dato che la Commissione Europea fa per bene queste cose, c'è un bando di concorso, quindi possono partecipare anche delle società terze, anche delle società private, che mettono comunque nella squadra delle capacità organizzative, che abbiano degli esperti, che possono essere un consulente legale, tipo ci hanno detto che nella fase di presenza di un soggetto terzo, quando si discute di una gara, in alcuni regolamenti interni di comuni o regioni non è previsto che ci siano terze persone. Allora servono anche queste competenze legali per sapere come può muoversi il monitor senza fare danni, diciamo. Quindi è una società, una squadra, può essere una ONG, nel nostro caso, anche una società di servizi che si propone. In questo progetto della Comunità Europea esiste un bando, una colla, anche per il mondo. Quindi non è detto che, per esempio, che in Italia poi vinciamo noi. Sempre se in Italia, come ci auguriamo, almeno uno o due dei progetti delle regioni che stiamo accompagnando riescano a vincere questo bando di concorso. Allora, quindi la presenza del monitor c'è anche all'inizio, prima ancora di definire le clausole della partecipazione alla gara, dopodiché con la terza fase, quando c'è un vincitore, il committente e il vincitore con la presenza di un monitor stilano un patto di integrità per l'esecuzione dei lavori. Possono essere poi presenti anche dei donor, degli investitori o i subappaltatori. Durante l'esecuzione del contratto, il monitor segue le fasi della procedura e segnala eventuali comportamenti illeciti tra le parti. Mi viene in mente una cosa, un progetto di monitor, è stato inserito anche il progetto di whistleblowing, cioè il monitor dice: bene, io stilo i report, vedo che vadano bene tutte queste cose, ma do anche un contributo fattivo affinché se c'è qualcosa che non va possa emergere. Il whistleblowing è un altro strumento che lo vedremo poi nella fase del pomeriggio. Quindi la società civile nel suo insieme può seguire la pubblicazione dei documenti previsti sia a carico del committente che del competitore. Di fatto, quindi, il quarto soggetto in causa, come dicevamo prima, è la società civile. Quali sono gli elementi del patto di integrità? Una cosa molto semplice: sono accordi, sanzioni e la presenza di un monitor. Allora, sugli accordi sono personalizzabili, anche in base alla natura della gara stessa si stipulano delle cose che possono aver senso in un caso e meno in un altro. Per esempio, in letteratura si trova questo, che è una cosa interessante, poi non so se tutti riescono a leggere: l'impegno di ciascun partecipante di rivelare tutti i pagamenti effettuati a chiunque in collegamento con la parte in questione. Cioè, uno vince la parte e si impegna, io ti dirò fino all'ultimo a chi effettuo i miei pagamenti, subappaltatori, eccetera, eccetera, in modo che ci possano essere delle cose strane, oppure deve inventarsele, quindi correre dei rischi con fatture false, eccetera. Poi c'è una cosa interessante che l'ho fatto in alcune nazioni, forse in Italia non siamo ancora pronti, ma per esempio Regione Sardegna, che è una delle più attive, hanno detto che vogliono inserire questa cosa, ovvero chiedono a tutti coloro che partecipano che abbiano un codice di condotta aziendale, un codice etico,
e un programma di conformità, quindi di compliance, per l'attuazione del codice di condotta stesso in tutta l'azienda. Un po' la cosa che diceva stamattina Alessandra, ce ne sono alcuni che fanno copia e incolla con il modello 231 o con il patto nazionale, ma non è realmente implementato. Quindi qui chiedono, aziende volete partecipare, eccetera, eccetera, voi, allora, per questo appalto grosso, prendiamo in considerazione solo coloro che hanno un programma di compliance, ovvero avete un codice etico, che non basta copia e incolla sul website, ma anche un programma di compliance, per esempio, che dica che questo viene consegnato a tutti dal momento in cui vengono assunti, oppure che c'è una giornata all'anno, una mezza giornata, dove si fa un refresh del codice etico e viene spiegato, eccetera, eccetera. Cioè è un po' la differenza tra beh, lo metto perché me lo chiedo, oppure faccio realmente una cosa. Giorgio, qui poi il comune di Pescara sta facendo realmente una cosa, perché, per esempio la formazione con noi o altre cose, quindi un'attenzione anche a ciò che viene fatto. E poi è ovvio che uno può configurare, anche se ci sono dei format, questi impegni, che tutti i partecipanti non pagheranno tangenti, non offriranno dei compensi di altra natura, né faranno pressioni o richieste legittime anche funzionali, cioè si stila e lo si evidenzia in pratica come lo si vuole. Anche la parte delle sanzioni a tutti coloro che ci fanno richiesta, tipo Regione Lombardia ci ha chiesto il format che avevamo fatto sul tempo dal Comune di Milano, gliel'abbiamo inviato e un mese dopo lo hanno adattato qualche punto. 90% lo stesso format, quindi chiunque è interessato ce lo può chiedere, proprio perché il primissimo era stato realizzato dal segretariato, poi l'ha dato noi affinché lo distribuissimo, eccetera, eccetera. Le sanzioni tipiche sono queste: revoca del contratto, perdita del deposito cauzionale o polizza, da lì i quattrini incassati dal Comune di Milano in questi anni. A perdita della cauzione di buona uscita, responsabilità per i danni causati alla stazione appaltante o agli altri concorrenti, o fino ad arrivare all'interdizione del concorrente a partecipare per un certo periodo di tempo ad altre gare. Quindi vedete che comunque quando uno firma questa cosa può rimetterci dei quattrini, può essere escluso nelle gare successive, insomma, anche nella forma semplice di un documento, quando uno lo firma, poi di fatto una certa responsabilità. Arriviamo all'elemento blu, che ho detto che fa questo. Ok, allora, caratteristiche del monitor, che è un po' l'elemento blu, è la grossa novità. Allora, il monitor deve essere esterno alle parti, deve essere ovviamente competente, quindi vengono fatti dei danni, eccetera, eccetera, e deve essere indipendente. Non può essere può essere istituzionale, può essere privato, può essere anche governativo, non governativo, come nel caso dell'NGO. Come espressione della società civile è preferibile sia un'associazione non governativa, oppure partenariato tra società private e NGO. Per esempio in Italia ce ne sono altri, c'è avviso pubblico, ci sono degli altri enti configurati come NGO, non ci siamo solo noi. Deve avere un'ampia portata di diritti e di funzioni, ovvero quando io prendo un monitor è chiaro che non posso poi imbavagliarlo, deve poter partecipare nelle gare, pre-gara, nella gara, post-gara, visitare i cantieri, eccetera. In letteratura ci sono i casi dove il monitor, che è una società, di solito ha due competenze, due o tre competenze: un tecnico delle gare appalti che partecipa alla prima fase della configurazione degli appalti, quindi vigila se c'è qualcosa che non va. Poi c'è una parte legale, ma sono assunti nella squadra magari anche con contratti per un mese, tu partecipi il primo mese e ti configurano il contratto, eccetera, eccetera. Quindi anche le spese non sono clamorose, cioè anche in un lavoro che dura 3 anni, questi tecnici magari partecipano i primi 3 mesi finché si configura il contratto. Poi di solito c'è un legale per un sacco di motivi e di solito c'è un esperto, un ingegnere, un esperto in costruzioni che se vengono proposte poi delle modifiche, degli ampliamenti, se è in grado di stabilire se sono coerenti, se hanno un senso, se sono dei modi per far stare un po' le carte in tavola.
dopo la firma del contratto. Una cosa interessante è il fatto che allora non necessariamente sono delle NGO, quando noi abbiamo chiesto se poteva intervenire, potevamo tipo consigliare come monitor la Camera di Commercio, che noi abbiamo detto è un organo super partes che comunque è in contatto con le aziende, quindi anche loro sono interessati a promuovere questo strumento affinché le aziende stesse si disciplinino rispetto a certi canoni, a certi buoni canoni. Ci è stato detto che sì, poteva essere presa in considerazione, però potrebbe rientrare in un conflitto di interesse, ovvero potrebbe in qualche modo parteggiare per le aziende stesse che sono iscritte. Quindi c'è una certa attenzione anche a questo. Poi questo è un fattore molto importante, molto, molto delicato, perché questi patti di integrità 2.0 non nascono ora solo per assegnare questi casi pilota. Questi casi pilota si vorrebbe che facessero proprio degli esempi reali, che facessero letteratura affinché poi vengano emulati da altri casi. Immaginiamo che viene fatto in una certa regione questo patto di integrità con un certo coinvolgimento dei media, la partenza, conferenza stampa, quando ci sono i report trimestrali, eccetera, eccetera, si concluda con un successo, come è capitato in alcuni casi. In Messico hanno fatto una centrale idroelettrica, a Berlino hanno fatto l'aeroporto, eccetera, eccetera, diventi poi faccia breccia dell'opinione pubblica come strumento che porta dei vantaggi. Si risparmiano dei soldi, non c'è il rischio di corruzione, comunque vengono arginati, quindi entri un po' nel costume dell'abitudine delle grandi opere. Proviamo a immaginare anche in Italia delle grandissime opere che sono state fatte, dove l'opinione pubblica del cittadino comune non è clamorosamente benevola verso come siano stati spesi questi soldi. C'è anche da dire una cosa interessante: in letteratura la percentuale, nei due casi importanti che vi ho citato, dell'aeroporto di Berlino e della centrale idroelettrica in Messico, ma anche altri casi, tipo dei nostri amici che partecipano con noi in Lituania, l'hanno fatto per la Biblioteca Nazionale, quindi senza scomodare delle cose pazzesche, o in Bulgaria erano per l'approvvigionamento idrico, quindi anche su cose più contenute, perché le scale variano molto, varia anche l'impegno del monitor, eccetera. In questi casi importanti vedete che la spesa è pari allo 0,1% del budget della spesa totale. Quindi immaginate che uno dice, sì, spendo dei quattrini per controllare, per avere delle informazioni, cioè immaginate lo 0,1%, io dico, anche se arrivi all'1% di una spesa, per avere delle maggiori garanzie, molte più garanzie, di soldi vengono spesi bene, credo che l'opinione pubblica stessa sia molto favorevole. Quindi si tratta sempre di una piccola percentuale dei costi. Allora, quali spese ci sono? Non solo quelle del monitor. Di solito viene identificato come un terzo le spese del monitor, perché la Managing Authority stessa probabilmente dovrà predisporre, faccio un esempio, dato che è importante anche il coinvolgimento dell'opinione pubblica, degli eventi per informare bene, stiamo partendo in questo grosso lavoro, partiremo con le parti di integrità. Cosa sono? Quindi anche fare degli eventi per informare i partecipanti stessi prima che si dica il patto, per magari fare degli eventi, eccetera. Sicuramente potrà servire ampliare o potenziare i sistemi informativi della Managing Authority, proprio perché o il monitor, come potremmo fare noi, abbiamo questa idea, si fa un qualsiasi da parte, oppure, dato che si prende degli impegni anche la stazione appaltante di trasparenza, magari le condizioni attuali dei sistemi informativi hanno bisogno di un'impalcatura più robusta, insomma. Quindi poi o può esserci una persona o una parte delle risorse che seguono poi anche questo lavoro. Però nello specifico come trovare le spese del monitor, in letteratura vengono suggerite queste strade. Allora, o ci sono delle risorse all'interno dell'autorità appaltante,
oppure possono esserci dei contributi da donors o sponsor del progetto. Da qui l'idea di dare una certa pubblicità all'evento, se infatti l'integrità sono una cosa buona e giusta, allora si coinvolge anche la cittadinanza, si fa pubblicità, si fanno degli eventi affinché possano poi nascere, farsi avanti degli sponsor del progetto o dei donors. Oppure una fee, quindi una commissione, viene richiesta ai partecipanti alla gara. Ai partecipanti alla gara viene chiesto un X per cento in più all'atto dell'iscrizione per finanziare il fondo che è anche a loro tutela, che poi vinca il migliore o che comunque le cose vengono fatte bene. Oppure viene chiesta una fee al vincitore. Quindi quando si fa la gara, poi chi vince effettivamente questa gara d'appalto avrai un per cento destinata a coprire le spese del monito, oppure una combinazione di tutte queste voci. In letteratura queste sono le voci che sono emerse finora, quindi o uno sponsor o ha dei fondi la stazione appaltata, oppure che vengono chiesti ai partecipanti in misura diversa. Quindi questa è un po' la caratteristica nuova. Dico qualcosa sulle regioni. Allora, noi stiamo facendo questo progetto con le regioni, ci siamo trovati il 15 maggio a Roma, per parlare appunto di questo progetto affinché possano partecipare le regioni stesse a questo concorso che scade il 25 giugno. Allora, loro stesse non sapevano bene tutte queste cose, quindi poi come fare, come mettere in opera, come trovare un monitor, eccetera, eccetera. Ma soprattutto in alcuni casi non partecipano, perché non è caduto in questo caso in Abruzzo, ma in molte regioni, che ne cito tre perché hanno sollevato questi problemi, che sono Toscana, Umbria e Veneto, hanno avuto di recente le elezioni politiche, quindi c'è il responsabile della direzione della corruzione, che è la persona che mi ha contattato poi dalle liste ANAC, che poi è venuta a Roma, eccetera, eccetera, e dice: bene, io ho identificato il tecnico della gara d'appalti per configurare questo progetto, ma non c'è il commitment politico, perché non ho proprio gli organi, non so a chi rivolgermi. Queste cose è ovvio che funzionano bene se hai anche l'appoggio politico, cioè all'interno della struttura deve esserci questa volontà di supportare poi il progetto per fare gli eventi, per trovare uno sponsor, per trovare dei fondi se servono, eccetera. Quindi alcune regioni sono in difficoltà perché vorrebbero ovviamente tradurre in atto del DEI che hanno, ma sono un po' spiazzati da questo. Però queste regioni stesse ci hanno detto: fateci sapere comunque come va avanti questa cosa, chi vince, eccetera, perché loro intenzione è, quando hanno tra le mani un progetto importante, non so se capiterà anche per Regione Abruzzo, per il comune stesso di Pescara, vogliono comunque adottare questo format, cioè per dire: bene, lì si parte con questa fiera che è finanziata dalla Commissione Europea, però se capiamo come trovare internamente delle risorse, dove è uno sponsor, dove abbiamo noi, o chiediamo alla regione, nel caso del comune, ma solo funzionano in queste cose, sono molto interessate ad adottare questi patti di integrità. Quindi anche per coloro che non rientrano nel perimetro, anche perché ne vincerà uno solo in Italia, ho detto uno, massimo due regioni, perché loro intenzione saranno 12 questi finanziamenti, fanno più o meno uno due per nazione. L'Italia è una delle più grandi, quindi speriamo di diciamo, più o meno due. Però indipendentemente da questo progetto si vuole fare scuola con questi patti di integrità, non a pioggia su tutti i progetti, ma se c'è una cosa importante da fare, che si cerchi di farlo in questo modo, in modo che si possa essere molto, molto più trasparenti, perché c'è qualcuno che fa quel lavoro al posto nostro, che lo fa istituzionalmente, e quindi avere anche un certo appoggio dall'opinione pubblica, dalla cittadinanza, insomma. Ci sono degli interessi anche a livello proprio di prestigio o di reputazione molto, molto importanti. Ecco, come si diceva sul monitoring, il sistema di monitoraggio assicura che gli obblighi per le autorità appaltanti, per i partecipanti alle gare, siano pienamente rispettati. Per poter fare questo, il monitor
accesso a tutte le informazioni rilevanti del processo e realizza attività concordate. Capite bene, ovviamente, che il monitor non può rientrare in questi conflitti di interesse, quindi può essere anche una società privata, però deve essere anche solo parte delle parti, non devono esserci dei collegamenti in qualche modo con delle aziende coinvolte, eccetera. È per quello che di solito una NGO ha una fama un po' più sicura, però a priori non è sicuro nessuno. Molto velocemente su queste cose, perché strada facendo che ho parlato, quindi partecipa alla revisione dei documenti dell'offerta pubblica, verifica i report di valutazione della gara, verrà chiesto anche bene chi ha vinto e dimmi anche perché, in base a quali caratteristiche, in base a quali valutazioni, tipo dato importanza, tipo nei bandi di concorso della comunità europea sono proprio le percentuali, tipo dico il 30% deve essere la capacità di implementare questa cosa, 20% di elementi nuovi, creatività, 10% la capacità di comunicare con i media, eccetera, eccetera. Cioè uno può anche studiarsi un metodo analitico per cui dice, bene, vince questo, perché? Verifica dei documenti, che realizza i lavori, il mantenimento degli obblighi di trasparenza, quindi pubblicazione sul website, anche la conversazione appaltante, partecipazione ai meeting tra le parti, incluse anche le audizioni. Qui, dove ci hanno detto c'è un elemento un po' debole per la legislatura italiana e anche per il codice di gara parte della presenza di una persona terza. Quindi in questo caso il monitor deve essere autorizzato, insomma c'è un po' di lavoro per i legali per trovare un modo per farli partecipare senza violare delle regole o restringere un po' l'ambito di questo intervento. Visita ai siti del progetto, eccetera. Ecco, questo è importante, i report che su quanto visionato e trovato. Immaginate che ogni 3 mesi c'è comunque un report dove vengono considerate le cose essenziali. Credo che tutti coloro che le leggono poi siano confortati sul buon andamento. Coinvolgimento della società civile, abbiamo detto una conferenza stampa alla partenza. Camere di commercio possono essere presenti non come monitor, come abbiamo detto per il motivo di prima, come soggetti che rappresentano le aziende che partecipano alla gara, per esempio può ospitare la conferenza stampa della partenza, perché dice, beh, noi cerchiamo di invitare tutte le aziende che sono associate a noi a disciplinarsi, a partecipare secondo questi campi di disciplina, visibilità dei reports del monitor, e poi, appunto come si diceva prima, è importantissimo che i cittadini e stakeholders possano seguire l'andamento appunto delle azioni connesse a questo. Perché stipulare il patto di integrità? I vantaggi credo che siano emersi, incrementano trasparenza e responsabilità, quindi un clima di fiducia, ovviamente migliora la concorrenza attraverso una migliore gestione degli appalti. Le aziende sane hanno a se stesse intenzione di partecipare con maggior vigore ad una gara dove sono disciplinati tutti questi aspetti. Un vantaggio è che sono semplici e flessibili. Io adesso vi sto raccontando una forma molto molto ampia, però nulla vieta che uno scolpisca poi solo tutti questi elementi, soprattutto quando deve costruire un aeroporto, semplicemente tipo disciplinare un servizio. Ecco, questa è una cosa interessante, consentono l'inserimento di nomi di norme desiderabili senza intraprendere passi legali specifici. Ha fatto scuola il caso del Comune di Milano, dove uno identifica all'interno della propria amministrazione: accidente, rispetto a queste cose sarebbe utile che ci fosse quella regola, però nel codice appalto non c'è, nel caso del Comune di Milano hanno anticipato una cosa che sarebbe arrivata nel futuro, ed è un contratto tra privati in qualche modo, quindi io inserisco questa clausola verso i miei partecipanti. È chiaro che non deve essere forzatura o imposizione, però c'è questa cornice dei patti di integrità dove posso inserire delle cose che io stimo possano portare ad una migliore esecuzione delle gare. La letteratura dice che permettono di ridurre i costi e le distorsioni corruttive, che ovviamente sono dei costi aggiuntivi perché qualcuno viene pagato in maniera non consona, e anche sui tempi di realizzazione, cioè perché solo le modifiche veramente necessarie avranno luogo. Spesso i
deficit di lato per delle modifiche che magari sono collegate anche a degli interessi di gonfiare un po' i lavori. In questo caso gioco forza ha un impatto anche sul tempo, che creano un clima di partecipazione più sereno e ampio, torno a partecipare delle aziende che rimanevano ai margini per sfiducia al sistema. C'è un metodo molto analitico, quindi permette di intercettare delle anomalie sistemiche dove non necessariamente in letteratura, non necessariamente sono dei casi di corruzione, ma delle cose che comunque possono essere migliorate. È un passo decisivo verso l'affermazione dell'open data, come abbiamo detto prima, quindi un salto di qualità sulla trasparenza e sulla rendicontazione, che è l'humus corretto per l'integrità. Ah, poi queste due cose riguardano tutti gli enti, quindi anche voi. Allora, sono nel solco di azioni correttive in tema di corruzione che sono attese sia dai cittadini che dalla comunità europea. È una priorità dell'agenda 2020. Quindi arrivano a breve nuove responsabilità per gli enti territoriali per la messa in opera di attività di prevenzione delle frodi e identificazione di strumenti di contrasto. Allora, dai fondi europei, per il rilascio dei fondi europei, stanno arrivando delle nuove indicazioni, dei nuovi MITS. Quindi chi mette in atto qualcosa che ha a che fare con il patto di integrità è già sulla strada di qualcosa che verrà a breve chiesto. Quella di Milano l'abbiamo visto, vi chiedo ancora 5 minuti, che lo sono Alessandra. Dai, gli ultimi 5 minuti, finiamo 10 minuti prima. Volevo solo portarvi questa parte esecutiva, è un'appendice tecnica. Allora, fasi, rischi e info. Addirittura Transparency International ha stilato questo manuale, per chi fosse così interessato può scaricarlo dal nostro sito, o meglio, non dal nostro, ma da quello del segretariato, anziché transparency.it, transparency.org. dove ci sono tutti questi casi e tutte le lezioni imparate in 150 casi di patto di integrità implementati in tutto il mondo. Ecco, vedete, io ho citato l'aeroporto Schoenfeld di Berlino, il progetto di Oretto Mexico, eccetera. Allora, qui vengono prese in considerazione tutte le fasi del processo, vedete? Quindi c'è la parte del needs assessment, quindi la verifica di ciò che serve. Poi c'è la preparazione della gara, quindi la configurazione del bando, la selezione della gara, quindi chi vince, l'esecuzione del contratto e poi le fasi successive dell'esecuzione del contratto che arrivano fino alla parte finale. Allora, per ognuna delle analisi, quindi chi implementa i patti di integrità, almeno quelli di questo tipo, ma in generale chiunque è interessato al tema, viene consigliato per ognuna delle 5 fasi che abbiamo visto prima, quindi non solo sull'esame di chi vince nella gara, ma l'emersione delle esigenze, la configurazione della gara, il vedere appunto chi vince questa gara e poi le altre 2 fasi di implementazione e di chiusura del contratto. Per ognuna di esse vengono suggeriti dei rischi, cioè quindi un'analisi dei rischi per ognuna delle cinque fasi permette di avere degli elementi per poi andare a configurare al meglio il patto di integrità. Cioè, se io capisco nella fase dei needs, cioè delle versioni, che può essere utile avere una persona già con questo dispute, eccetera, eccetera, può essere utile avere un esperto, io poi agisco di conseguenza. Quindi, al di là di tutte le cose che abbiamo detto noi oggi, è utile fare una risk analysis per le 5 fasi per sapere come comportarsi. Ecco, poi ci sono più comuni corruption risks, ecco, vedete, per ogni fase. Addirittura c'è poi quest'altro studio che l'ha fatto una società di consulenza molto, molto importante che era stata ingaggiata, non faccio il nome, non fare pubblicità, l'individuazione di red flags, cioè degli elementi di rischio aiutano a configurare il patto di integrità, sono 27. Anche in base alle esperienze passate. Si sono verificati questi casi, il contratto è diventato troppo lungo, troppo corto, troppo breve, il periodo troppo lungo, vengono identificati tutti come elementi di rischio, quindi aiutano in qualche modo a rendere edotta la stazione appaltante a cosa può andare incontro.
quindi questo è il primo lavoro da fare, e poi è chiaro che successivi vengono fatti a braccetto con il monitoring che è un po' l'esperto in queste cose. Però, come vedete, è un'occasione anche all'interno della managing authority, all'interno dell'ente, per sviluppare delle competenze specifiche o far crescere delle persone, delle risorse, affinché capiscano in partenza quali rischi si possono annidare e quali elementi di contrasto sviluppare affinché si possa configurare bene il tutto. Quindi capite che tutta questa materia che adesso abbiamo passato in rassegna, una carrellata di un'oretta, poco più, ha dietro di sé comunque una ricchezza intrinseca per migliorare tutte le volte i processi quando c'è coinvolto una gara che era la parte che poi alla fine è la parte principale del budget, dell'uscita del budget di una regione o di un comune, quindi merita anche un'attenzione rispetto alla proporzione economica delle spese. Ultimissima cosa, è veramente l'ultima perché poi c'è la copertina di chiusura, è questa. Allora, qui vengono consigliate anche, secondo, questo è un po' un mondo ideale, nel mondo anglosassone è normalissimo, in Italia magari qualche crocetta salta via. Allora, qui non si vede bene, ma c'è il famoso documento di cui ho parlato prima, un ciclo di un'ottantina di pagine, purtroppo solo in inglese, l'argomento dell'accesso alle informazioni, che è molto delicato. Qui vengono messi l'autorità pubblica, i competitori e il monitor, e ci sono tutti gli elementi importanti che sarebbe bene per i quali sarebbe bene offrire un accesso. Quindi il monitor deve conoscere il contenuto dei NITS, il contenuto eccetera eccetera, e anche la parte dell'opinione pubblica ha diritto di vedere tipo come è stato configurato il bando, chi ha vinto eccetera. Quindi viene diviso tra gli attori, viene stilato l'elenco dei documenti, sia tecnici che non, che gioco forza vengono generati, e si stabilisce a priori chi deve vedere cosa. In questo modo c'è una cosa molto, molto analitica, non si lascia niente al caso, viene dichiarato anche questo, non tipo che il cittadino può vedere questa cosa e l'altra. Poi ci sono anche degli obblighi di privacy, di riservatezza, quindi si pianifica bene anche queste cose. Però oltre all'analisi rischi è un'altra pagina seria di lavoro che va fatto a priori, quindi prima di cominciare a dedicarsi al fatto di integrità. Ecco, io mi fermerei qui, grazie dell'eroica attenzione, visto l'orario, una pausa pranzo, ci rivediamo alle 14:30. Thank you.